Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Ovviamente la politica in primo piano con il verdetto delle elezioni regionali, appunto l'elezione a nuovo presidente della regione Abruzzo di Marco Marsiglio. Molti di voi avranno seguito la nostra lunga diretta elettorale di ieri sera con le operazioni di spoglio che vi abbiamo raccontato fino alle dichiarazioni proprio del neo governatore. Ebbene, senza storie la competizione elettorale, con oltre il 48% di preferenze, Marco Marsiglio è il nuovo presidente della regione Abruzzo, il primo assoluto eletto in quota Fratelli d'Italia. Ma a trascinare alla vittoria il candidato del centrodestra è stata la Lega, che ha più che raddoppiato il dato delle politiche di 11 mesi fa. Vediamo il servizio. È Marco Marsiglio il nuovo presidente della regione Abruzzo con il 48,03% dei voti, staccando di circa 17 punti il secondo arrivato, Giovanni Legnini del centro-sinistra, 31,28%. E poi Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle al 20,20%, Stefano Flaiani di Casa Pound allo 0,47%. Non ha avuto storie la competizione elettorale che ha portato alla vittoria chiara e limpida del rappresentante della coalizione di centrodestra. Marsiglio è il primo presidente di regione eletto in quota Fratelli d'Italia, anche se ad aver trascinato la vittoria il centrodestra è stata la Lega, che dai risultati risulta essere il primo partito in Abruzzo con il 27,56%, con punte anche del 33% in provincia di Teramo. Sotto la doppia cifra le altre quattro liste, con Forza Italia che si ferma al 9,06% e perde voti rispetto alle regionali del 2014, dove era sopra il 16%, e alle politiche di 11 mesi fa, 14,53%. Seguono nella coalizione Fratelli d'Italia 6,45%, la Civica Azione Politica 3,26% e la lista UDC DC Idea 2,88%. La vittoria di Marsiglio è stata indiscutibile sin dalle prime operazioni di spoglio. Già a due ore dalla chiusura delle urne, il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha celebrato la vittoria con un tweet, mentre a Pescara, nel suo comitato, il neo governatore ha festeggiato il successo affiancato dal presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Queste le prime parole, cariche di emozioni, di Marsiglio. Devo ringraziare davvero tutti, a cominciare da Giorgia, che è qui con me, che mi ha sostenuto dal primo minuto e che ha coraggiosamente proposto la mia candidatura, e oggi posso dire di averla ripagata. Sono il primo presidente di Fratelli d'Italia per un piccolo partito che è nato 6 anni fa e, come dire, nonostante tanti scetticismi, oggi cresce in Parlamento, cresce nel territorio, cresce nelle istituzioni. Però è stata una vittoria corale, devo ringraziare tutta la coalizione, da chi ha preso tanti voti a chi ne ha presi un po' di meno, ma tutti hanno dato un contributo importante e determinante per questa vittoria. Insieme a tutti governeremo questa regione per dare le risposte che i cittadini abruzzesi, di cui i cittadini abruzzesi hanno terribilmente bisogno. Una sfida che affronterà in questa sua nuova esperienza? La ricostruzione. Noi abbiamo la ricostruzione post terremoto, quella del 2016-17 è rimasta ferma al palo, è una vergogna, peraltro in presenza di un modello, quello del 2009 con il governo di centrodestra, il governo Berlusconi e il modello Bertolaso, come lo abbiamo chiamato anche in questa campagna elettorale, che funzionò, permise a decine di migliaia di persone di rientrare a casa in pochi mesi, mentre noi oggi abbiamo quasi altrettante persone ancora sfollate dopo 2 anni, quindi sarà la mia prima occupazione e la mia prima preoccupazione quella di rimettere quelle città e quei paesi e quella gente in condizioni di poter riprendere la loro vita normale. L'Abruzzo ha bisogno di tanta normalità. Sì. Sul lavoro, Presidente, sul lavoro ha promesso molte cose. Certo, perché noi abbiamo intenzione di rilanciare lo sviluppo della regione. La crescita dell'Abruzzo passa attraverso le infrastrutture. Io dissi pochi giorni fa che la campagna elettorale l'avevamo già vinta nei contenuti, quando abbiamo visto personaggi come Toninelli, che gli vengono le bolle al solo parlare di alta velocità, venire qui a promettere l'alta velocità Roma-Pescara. La prossima settimana sarò al Ministero delle Infrastrutture a pretendere i soldi e i progetti per fare l'alta velocità sulla Roma-Pescara, perché adesso tutti i ministri che sono venuti qui in Abruzzo a fare promesse le dovranno mantenere, lo faranno i nostri ministri, cioè quelli che
fanno parte della coalizione di governo come quelli della Lega, che sono certo che li manterranno, ma lo faranno anche quelli dei 5 Stelle, che sono venuti a promettere che non si chiudono i punti nascita negli ospedali, che si riaprono i nuovi reparti, che non si chiudono i tribunali minori che sono sotto, diciamo, che oggi sono aperti solo in deroga, che si fa l'alta velocità alle infrastrutture. Adesso tutti manterranno le loro promesse. Evidente anche la soddisfazione del leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che molto si è spesa per dare forza alla candidatura dello stesso Marsiglio. Le regionali tuttavia sanciscono il trionfo della Lega e la straordinaria capacità di intercettare voti anche in Abruzzo del leader Matteo Salvini. La Lega, la cui sigla era assente nelle regionali del 2014, ha più che raddoppiato la performance delle politiche 2018, un'ascesa impetuosa commentata così dal coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma. È stata veramente una cavalcata trionfale sia per Marco, sia per il centrodestra e sia per noi, che dedichiamo questa vittoria a Matteo Salvini, a tutta la squadra della Lega e a tutta la Lega Abruzzo. Un grande risultato per la Lega Abruzzo, appunto, forse inaspettato in queste dimensioni. Ma in queste dimensioni non sicuramente, non voglio essere presuntuoso, sapevamo di aver fatto una grande campagna elettorale, Matteo si è speso tantissimo in Abruzzo perché ci teneva, perché ci vuole bene, perché sa quanti sacrifici abbiamo fatto in questi 5 anni, la maggior parte del merito è suo, noi ci abbiamo messo il cuore, l'anima, la faccia e anche un po' di buonsenso. Avete succhiato un po' di voti anche al Movimento 5 Stelle, i vostri alleati di governo. Hanno votato gli abruzzesi. Ecco, adesso come si andrà avanti? La Lega ha avuto questo grande risultato, bisogna ricomporre una maggioranza, un esecutivo regionale. Avete già chiesto al Presidente Marsiglio quali sono i vostri desideri? Non abbiamo chiesto nulla. Quindi è delegato? Assolutamente, non abbiamo chiesto nulla. Con Marco ci siamo confrontati, ho detto che era cosa buona e giusta aspettare i risultati elettorali, da domani iniziamo a lavorare per un nuovo Abruzzo. E già questa mattina, prima uscita del neo presidente della regione Marco Marsiglio, che ha commentato il risultato in conferenza stampa all'Aquila assieme al leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Vediamo. Prima conferenza stampa a Palazzo Silone per il nuovo presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, al tavolo con tutti i rappresentanti della coalizione ed accompagnato dal leader nazionale del suo partito Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sapevamo, esordito Marsiglio, che in Abruzzo c'era una voglia di discontinuità. Le urle lo hanno detto. Ora abbiamo la responsabilità pesante di dimostrare di saperlo fare. Ci sono molte priorità in regione, su tutte anche la ricostruzione. Un ringraziamento Marsiglio lo ha voluto fare a tutta la coalizione. Si tratta del primo presidente della regione Abruzzo espresso da Fratelli d'Italia, una giornata storica per la quale il presidente Marsiglio ha voluto ringraziare Giorgia Meloni, ma anche tutti i partiti della coalizione. Gratitudine ha detto anche a Giovanni Chiodi, ex presidente della regione Abruzzo, per i consigli che gli ha dato. Una rivincita personale, così l'ha definita Marsiglio anche per lui. E poi ha parlato della Lega, un risultato storico, è la prima volta che la Lega governerà il centro-sud. Qualcosa è cambiato, dice. L'Abruzzo ha bisogno di grandi interventi, ha bisogno di una grande opera di ricostruzione, a cominciare da quella post-terremoto, ma bisogna ricostruire tutto il tessuto sociale, culturale ed economico di questa regione che ha conosciuto anni di declino. Noi dobbiamo lavorare molto su questo. Ha parlato per primo Gianluca Zelli, leader di Azione Politica. Siamo felici del risultato di Azione Politica che vive da un anno. Ora abbiamo un consigliere regionale che è Roberto Santangelo. Gaetano Quagliarello ha partecipato attivamente con Idea, un piccolo capolavoro collettivo, così l'ha definito, non è stato facile. Sin dall'inizio noi abbiamo detto che Marsiglio era un ottimo candidato, abbiamo contrastato chi non lo definiva abruzzese. E poi Deramo, la Lega ha fatto il boom. Un augurio a Marco Marsiglio, la Lega ha confermato quello che era nelle aspettative, ha detto Deramo. Siamo il primo partito della coalizione. La parola anche a Etel Sigismondi e a chiudere poi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.
Una notte bella e non facile, una giornata storica per noi, grazie al popolo abruzzese, ha detto la Meloni, per aver partecipato alle elezioni, nonostante i tentativi della sinistra di fare le elezioni a febbraio. Le cose però non sono andate così come loro prevedevano. Marsilio ha condotto una campagna elettorale commovente, ha aggiunto la Meloni, nonostante quello che hanno fatto gli avversari sulla presunta non abruzzesità. È riuscito comunque ad arrivare agli abruzzesi, ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia. Siamo fieri che Marsilio sia il primo presidente della regione di Fratelli d'Italia. Del resto avevamo già fatto vedere come si governa con il sindaco Biondi alla guida del comune dell'Aquila, ha aggiunto. Una sconfitta del clientelismo, ha detto, del PD e anche del pressapochismo dei 5 Stelle. In conferenza stampa è intervenuto poi anche Stefano Morelli in rappresentanza di Forza Italia. Il centrodestra si è dimostrato una coalizione stravincente, ha detto, in Abruzzo, e anche il contributo di Forza Italia è stato determinante. Ora inizia la sfida vera, quella di dare risposte. Deve far ben sperare per l'idea di un futuro del centrodestra, di un centrodestra rinnovato che possa riportare la maggioranza. Noi oggi e la Lega abbiamo già la maggioranza in tutta Italia, sono percentuali che possono crescere, che cresceranno, e quando quella alternativa sarà chiara a tutti gli italiani, beh, Salvini dovrà trarre le sue conclusioni. Si ferma poco sopra il 31% la corsa di Giovanni Legnini, che con la sua coalizione arriva staccato di 17 punti dal centrodestra, ancora in calo il PD rispetto alle politiche dello scorso anno e soprattutto alle ultime regionali. Il servizio di Paolo Renzetti. Alla fine il tanto atteso recupero che sotto sotto anche lo stesso Giovanni Legnini aveva fino in fondo sperato non c'è stato. Il 31,4% ottenuto dalla coalizione di centro-sinistra ha dovuto fare i conti con il 48% portato a casa dalla coalizione del neopresidente della regione Marco Marsilio, che ha potuto beneficiare anche del traino della Lega, primo partito nella nostra regione. La stessa cosa non si può dire per il PD, che è scivolato poco sopra l'11%. In generale il civismo che avrebbe dovuto riavvicinare gli elettori alla coalizione guidata dall'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha pagato solo in parte. Resta così il distacco di 17 punti percentuali dalla coalizione di centrodestra, che, come ha sottolineato però Giovanni Legnini, deve rappresentare un punto di partenza, e letto comunque non in maniera negativa, anche in vista di un laboratorio nazionale. Beh, certo, insomma, io penso che la via sia quella giusta, ecco, vorrei che non dimenticassimo il fatto che il centro-sinistra in Italia vive difficoltà, le viveva e le vive in Abruzzo, insomma abbiamo indicato una via, un percorso, la via di una coalizione larga, dell'apertura alla società civile, dell'apertura ai giovani, alle donne. Abbiamo rappresentato un'ipotesi politica concreta, e questa ipotesi, questo progetto politico concreto ha conseguito più del 30% dei voti, questo è il dato. E invece all'interno delle forze politiche che compongono la maggioranza di governo vi è stato un travaso di voti molto vistoso, molto consistente, dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Peraltro noi abbiamo intercettato, questo mi sembra altrettanto evidente, una parte importante dell'elettorato che aveva votato lo scorso anno per il Movimento 5 Stelle. Il PD è il terzo partito in Abruzzo dopo Lega e Movimento 5 Stelle con l'11,4%, e prosegue però la sua discesa libera nella nostra regione, perdendo oltre il 14% di consensi rispetto alle regionali del 2014, quando aveva ottenuto il 25,51% con una perdita netta di 105.000 voti. Rispetto alle politiche del 2018, il calo è stato invece contenuto, visto che un anno fa il PD chiuse con il 13,8%. Nella coalizione di centrosinistra buono il risultato della lista del presidente con il 5,5% e di Abruzzo in Comune con il 3,81%, più sotto le altre liste. No, il Partito Democratico abbia la necessità di ripartire, anzi doveva ripartire dopo il 4 marzo del 2018, ci abbiamo messo un anno, quindi è sicuramente vero, però in questa campagna elettorale mi pare che
non gli si possa rimproverare, non dico nulla, ma non gli si possa rimproverare tutto. Ci siamo messi a disposizione di un progetto diverso, abbiamo dimostrato grande generosità, perché anche nelle altre liste civiche ci sono figure che sono, non dico espressione del Partito Democratico, ma di questo campo progressista. È una coalizione che arriva intorno al 30%, per me di positivo ha che ha recuperato un elettorato che si era staccato non solo dal PD, ma complessivamente dal centro-sinistra. Certo, è un bicchiere sicuramente per un quarto pieno. Ed ora il fronte del Movimento 5 Stelle con la candidata Sara Marcozzi, che commenta il terzo posto alle elezioni regionali ribadendo che il risultato elettorale è frutto di grandi coalizioni formate da liste civetta. Il servizio di Ludovica Pelliccioni. Pesante sconfitta per il Movimento 5 Stelle con poco più del 19% dei voti. Un calo dei consensi, soprattutto se si guarda il 39,8% ottenuto alle politiche del 4 marzo. Anche se tradizionalmente il Movimento 5 Stelle ottiene risultati migliori alle politiche che alle amministrative, nessuno si aspettava una debacle di questa portata. Noi confermiamo il risultato del 2014, si consola così Sara Marcozzi, che preferisce guardare agli avversari. È evidente che insomma c'è stata una debacle del Partito Democratico, che passa dal 25% del 2014 al 9-10% di quest'anno, stessa cosa per Forza Italia, dal 16% al 10%, e quello è successo, quello che diciamo da anni. E cioè queste grandi coalizioni formate solo ed esclusivamente da liste civetta e non civiche per rastrellare i voti dei cittadini abruzzesi, come è avvenuto anche in altre regioni, insomma, hanno fatto questo risultato. Si rimprovera qualche errore in campagna elettorale? Avete però dimezzato i voti, che cosa avete sbagliato? Beh, non si può paragonare un'elezione politica con un'elezione regionale per le dinamiche che dicevo prima. Cioè 8 liste da un lato, 5 liste dall'altro, un'unica lista del Movimento 5 Stelle, grandi pacchetti di voti e portatori sani di voti che si spostano da una lista all'altra, che passano dal centrodestra al centrosinistra alla Lega con una disinvoltura straordinaria, è evidente però che non possono essere paragonati. Il Movimento 5 Stelle, che come al solito corre con un'unica lista, ha pagato anche questa scelta, come spiega il senatore Primo Di Nicola. Certo, ci aspetteremo che anche i giornalisti ci battessero le mani per questo, perché presentarsi con un'unica lista è un segno di grande rispetto per gli elettori, perché si presenta una lista, 29 candidati, un programma di governo e i cittadini sanno chi eventualmente li governerà. Lei ha visto come gli altri due schieramenti, che sembra abbiano ottenuto risultati migliori, sono, come dire, loro si definiscono reciprocamente una cozzaglia di liste, sono comunque schieramenti molto eterogenei e, come lei sa perché vive in Abruzzo come me, vedrà nei prossimi mesi, ma addirittura nelle prossime settimane, inizieranno a litigare perché le poltrone non saranno sufficienti a esaudire i corposi e relativi appetiti. Ed ora veniamo alla composizione del nuovo Consiglio regionale d'Abruzzo. Saranno 18 i consiglieri di maggioranza e 13 quelli di opposizione nel nuovo Consiglio. Oltre al presidente Marco Marsiglio, all'emiciclo siederanno 10 consiglieri della Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, che ha espresso anche il neopresidente, e uno ciascuno per Democrazia Cristiana, UDC Idea e Azione Politica. Questi 10 consiglieri leghisti, Emanuele Imprudente e Simone Angelo Sante in provincia dell'Aquila, Pietro Quaresimo, Emiliano Di Matteo e Toni Di Gian Vittorio in provincia di Teramo, Vincenzo D'Incecco e Nicoletta Verina il pescarese e infine Nicola Campitelli, Manuele Marco Vecchio e Sabrina Bocchino a Chieti. Per Forza Italia entrano in consiglio regionale Umberto De Annuntis in provincia di Teramo, Lorenzo Sospiri a Pescara e Mauro Febbo a Chieti. Fratelli d'Italia porta in consiglio Guido Quintino Liris in provincia dell'Aquila e Guerino Testa in provincia di Pescara. Per la Democrazia Cristiana UDC Idea Marianna Scoccia in provincia dell'Aquila e per Azione Politica sempre
dall'Aquila Roberto Sant'Angelo. Per l'opposizione 12 seggi più il secondo classificato Giovanni Legnini. Per il PD entrano Dino Pepe in provincia di Teramo, Antonio Blasioli a Pescara e Silvio Paolucci a Chieti, con la lista Legnini presidente, eletto Americo Di Benedetto e con Abruzzo in comune Sandro Mariani. E infine 7 consiglieri per i 5 Stelle, nonostante il terzo posto ottenuto. Entrano per i pentastellati Giorgio Fedele dalla provincia dell'Aquila, Marco Cipolletti da quella di Teramo, Domenico Pettinari, il più votato in assoluto con 9.563 preferenze, e Barbara Stella per la provincia di Pescara, e poi Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri per la provincia di Chieti. Tra i big della passata consigliatura restano fuori quasi tutti gli assessori uscenti, ad eccezione di Dino Pepe e Silvio Paolucci. Niente scranno in consiglio anche per l'ex sottosegretario Mario Mazzocca, né per l'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Nel Teramano non ce l'hanno fatta l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, e Luciano Monticelli. Nel centrodestra, nonostante l'ottimo risultato, non siederanno in consiglio Vincenzo Serraiocco ed Emilio Iampieri, consigliere uscente. In azione politica non è riuscito a conquistare un seggio Berardino Fiorilli, ex vice sindaco di Pescara. Nell'UDC non tornerà in consiglio Mario Olivieri, al centro della polemica preelettorale tra il presidente Marsiglio e il partito centrista. Ed ora apriamo la pagina dello sport con la Serie B. Il Pescara reagisce alla brutta prova con il Brescia, a Foggia la squadra di Pillon gioca una discreta partita ma non va oltre l'1-1. Nella ripresa Mancuso si procura e trasforma il rigore del pareggio dopo che i Satanelli si erano portati in vantaggio con Deli alla fine del primo tempo. Rivediamo le fasi salienti del match nel servizio. Giusto pareggio allo Zaccheria tra Foggia e Pescara al termine di 90 minuti combattuti in cui le due formazioni hanno fatto di tutto per superarsi, offrendo un match sicuramente godibile per i 10.000 spettatori presenti. Per il Pescara è un punto che vale dopo la scoppola casalinga con il Brescia e alla vigilia della seconda trasferta consecutiva in casa del Crotone. A fare la gara è la squadra di Pillon, anche se al 15° Fiorillo, quasi alla disperata, è costretto ad anticipare Iemmello lanciato all'interno dell'area di rigore. Al 19° Deli conclude a giro e la palla termina al lato. Il Delfino non sta a guardare al 21° Monachello, da posizione impossibile tira con la sfera che attraversa tutta la linea di porta. Pescara sfortunato e gara avvincente con il Foggia di nuovo minaccioso al 25° con lo Iacono che al volo in area mette di un soffio alto. Partita equilibrata con le due squadre che fanno di tutto per superarsi. Ancora Foggia al 35° con una conclusione al lato di Galano dai 20 metri. Al 40° Monachello recupera palla sulla metà campo foggiana e anziché servire il suo compagno di squadra Mancuso tira con le ali che riesce a parare. Ancora Monachello molto attivo nel finale di tempo ma sempre impreciso nell'ultima conclusione, e veleno così nella coda della prima frazione di gioco con una punizione dubbia concessa al Foggia al 44° e con la palla che finisce da Cragolo a Deli che con un missile violentissimo non lascia scampo a Fiorillo per l'1-0 pugliese con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al terzo palo pieno di Emmello e sul capovolgimento di fronte c'è un'occasionissima per Memusciai con la palla che lambisce il palo. Squadre in campo con le formazioni di inizio partita e con gli ospiti comunque combattivi alla ricerca del gol del pareggio, ma con Busellato che all'11° va vicino al raddoppio con Fiorillo che dice no in calcio d'angolo. Il Delfino fa vedere buone cose fino agli ultimi 18 metri dove Mancuso e compagni continuano a litigare con il gol, e così Emmello al 18° a divorarsi un gol praticamente fatto con un Fiorillo mostruoso che respinge con i piedi. Brugman e compagni sono costretti a scoprirsi alla ricerca del pareggio lasciando spazi ai pugliesi, anche se al 20° Bilong in area foggiana va a commettere fallo su Mancuso con Volpi che ben piazzato non ha dubbi indica il dischetto, e con lo stesso attaccante pescarese che spiazza dagli 11 metri le ali per il gol dell'1-1 per l'attaccante di proprietà della Juventus e la 13° rete in stagione. Il finale che vede al 47° un più che sospetto fallo di Leali su Brugman in area di rigore foggiana. Finisce così 1-1 allo Zaccheria e per il Pescara è questo un punto comunque tutt'altro che da buttare.
Ed ora la Serie C, tra poco seduta di rifinitura per il Teramo che già domani sera, ore 20:30, sarà in campo per il turno infrasettimanale nello scontro diretto di Fano. Mancherà Zecca a causa di una elongazione all'adduttore della gamba destra, da valutare le condizioni di Piacentini, fermato dall'influenza due giorni fa con il Rimini. Proprio la partita con i romagnoli ha consegnato al Teramo la prima vittoria del 2019 grazie al gol del difensore Fiordaliso, che ascoltiamo. Alessandro, secondo gol in stagione, primo davvero decisivo perché quello di Terni era stata solo un'illusione, però più o meno nella stessa zona di campo. Oggi di testa l'altra volta era più bello, però stasera vale di più. Sì, la zona di campo è quella che devo attaccare, che prepariamo in settimana col mister, con gli schemi che facciamo e... Ho avuto anche fortuna sia a Terni che qui, perché a Terni ancora di più sono una spizzata, qui è stato bravo Spara a metterla in mezzo, magari non farsi invogliare dal tiro. E comunque sono contento perché quando portano poi i gol, quando portano i punti, sono molto più pesanti. Possiamo farti i complimenti perché il salvataggio un minuto dopo è stato anche più decisivo del gol. Sì, lì è stato un bel salvataggio, però... È proprio su questo che dobbiamo migliorare, sui cali di tensione, perché appena fatto un gol non possiamo permetterci di subire un'azione del genere con una palla che attraversa tutta l'area di rigore. Quindi sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, su questi episodi, sappiamo come lavorarci e dobbiamo farlo. Alessandro, complimenti perché ti vediamo ferito alla testa e con il turbante un minuto dopo sei andato a saltare di testa. Sì, è stata una botta, un taglietto piccolino, quindi non era niente di che. Poi onestamente non ci ho neanche pensato, ci sono andato perché dovevo andarci, quindi non ci ho proprio pensato. Ed ora la Serie D, prima vittoria casalinga nel 2019 per il Pineto che supera 2-1 la Savignanese grazie ad un gol nel finale di Pomante. Già all'andata il capitano pinetese aveva colpito i romagnoli. Il Pineto aggancia così il quinto posto, il servizio di Roberta Di Sante. Torna alla vittoria il Pineto che batte 2-1 la Savignanese al Mariani Pavone e riscatta la battuta d'arresto di Matelica. Assenze dall'una e dall'altra parte, Amaolo costretto a rinunciare a Cercelluti, Remo e Stefano Amadio, sceglie Sciba tra i pali, inserisce Marini in difesa, mentre in avanti Cruz e Fratangelo sostengono Tomassini, riferimento avanzato, Farneti con Vandi e Peluso squalificati e Brighi e Scarponi infortunati, si affida a Ballardini e Riccardo Manuzzi a centrocampo, mentre in avanti Longobardi è supportato da Francesco Manuzzi e Noschese. Il Pineto approccia bene la gara e si fa subito vedere al terzo, buon affondo di Fratangelo che scodella in area dove però nessuno è pronto alla deviazione. Dopo due minuti ancora una buona occasione per passare in vantaggio, ma Esposito sul secondo palo non riesce ad agganciare, fallendo l'opportunità. La reazione della Savignanese al dodicesimo con la punizione di Turci, che trova il colpo di testa di Francesco Manuzzi sul quale Sciba si fa trovare pronto. Al diciottesimo ancora ospiti in avanti che si fanno pericolosi con un velenoso cross di Turci che attraversa tutta l'area. Sul proseguo dell'azione Ballardini tenta la rovesciata e resta a terra. Al ventitreesimo il centrocampista è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto entra Guidi. Passano due minuti e i romagnoli sfiorano il vantaggio in contropiede. Francesco Manuzzi lancia Noschese che in diagonale tutto solo non c'entra il bersaglio grosso. Il risultato si sblocca al 43. Quando Fratangelo affonda sulla sinistra e serve Tomassini, la sponda del centravanti per Esposito che dapprima saggia i riflessi di Pazzini per poi ribadire in rete il vantaggio biancazzurro. Immediata la risposta romagnola con la conclusione da fuori di Noschese disinnescata da Sciba. Si va così a riposo sul parziale di 1-0. In avvio di ripresa Amaolo sostituisce Orlando con Capitan Pomante che si rivelerà decisivo. All'ottavo ancora Fratangelo si accentra e va alla conclusione, ma trova il muro della difesa. Al tredicesimo il pari dei romagnoli. Il direttore di gara Bonacina ravvede un fallo di Marianeschi in area su Rossi e decreta il penalty che Longobardi non sbaglia per l'1-1. Passano tre minuti e il Pineto protesta quando Camplone va alla conclusione sulla quale Rossi si frappone col corpo. Vorrebbero il fallo di mano i biancazzurri, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Ancora Pineto al diciassettesimo con Fratangelo che tenta la girata, ma nell'occasione chiede il cambio e viene sostituito da Di Rocco. Break della Savignanese alla mezz'ora con Turci che impegna Sciba. Ancora proteste biancazzurre due minuti più tardi quando Esposito entra in area e viene toccato sul
sul piede d'appoggio da Succi, ma l'arbitro ben appostato facendo di proseguire. È il preludio al gol del nuovo vantaggio pinetese che si concretizza al minuto 38 quando un esausto Marianeschi dalla bandierina pennella il cross per la testa di Pomante che, così come all'andata, si conferma bestia nera per i romagnoli. Nel finale ancora Marianeschi, lancio di Rocco che apre per Massa all'esterno da posizione defilata, costringe Succi al salvataggio sulla linea. Ultima emozione del match per gli ospiti che al 48esimo spediscono alle stelle la palla del possibile pareggio. Il Pineto trova così con le unghie e con i denti la seconda vittoria del 2019 e tiene accesa la speranza playoff in attesa di affrontare mercoledì la trasferta di Iesi. E nello scontro diretto del Fadini, il Giulianova solo nel finale evita la sconfitta al cospetto del Forlì, che è stato in vantaggio per un ampio tratto della gara. Protagonisti del match, gli attaccanti Di Paolo e Ambrosini, autori delle due doppiette che definiscono il risultato di 2-2, il servizio di Stefano Recanati. Un gol di Di Paolo nel finale regala il pareggio al Real Giulianova contro il Forlì in una gara che si stava avviando ad un epilogo pesantissimo per la squadra di Bolzan. 4-3-3 per il Giulianova che deve rinunciare a De Fabritis squalificato, ma ritrova Ferrini e Del Grosso subito negli 11 di partenza. Tozzi Borsoi, non in ottime condizioni fisiche, va in panchina. Ancora i box Fazzini. Stesso modulo per il Forlì, con Cascione, Baldinini e Gimelli a centrocampo. In avanti Ambrosini, Cenci e Graziani. Arbitra Castellone di Napoli. Parte bene la squadra di casa che al quinto minuto prova subito a scappare con Di Paolo che da calcio d'angolo chiama il miracolo in corner, il numero uno ospite Aglietti. Passano 5 minuti ed è Torelli a concludere debolmente di testa verso la porta dopo uno zuccherino servito da Napolano. Al 17esimo ci prova il Forlì con Graziani da buona posizione, ma il tiro del numero 9 viene smorzato per la facile presa di Pagliarini. Passa per un minuto ed il Giulianova sblocca l'incontro. Sfondamento a sinistra della squadra giallorossa con Napolano che serve Di Paolo, il numero 9 di casa. Prima salta Cascione e poi una volta in area di sinistra infine il numero 1 Aglietti. Ma la gioia del vantaggio giuliese dura poco perché al 20esimo arriva il pareggio degli ospiti e bravo Cenci a trovare libero al limite dell'area Ambrosini che prima si aggiusta la palla di petto e poi con un'ottima coordinazione fa partire un tiro imparabile che si infila all'angolino basso. Il Forlì preme e il Giulianova sembra accusarne il colpo al 23esimo quando la squadra ospite perviene al vantaggio ancora sull'asse Cenci-Ambrosini. L'esterno d'attacco pesca di nuovo in area Ambrosini che si coordina perfettamente con una mezza rovesciata tra Figge e Pagliarini. Il Giulianova sembra alle corde quando al minuto 25 Vesi a chiamare al miracolo il numero 1 di casa che mantiene in vita ancora la gara. Al 32esimo si fa rivedere in avanti il Giulianova con Napolano che calcio in porta, non impeccabile la risposta di Aglietti che appoggia la palla sui piedi di Di Paolo che dall'interno dell'area piccola colpisce il palo. La ripresa riparte con un cambio per la squadra di casa con Tozzi Borsoi in campo per Gori. La prima azione pericolosa però è di marca romagnola con Ambrosini che non arriva per poco all'appuntamento con la sua tripletta personale sul secondo palo dopo il traversone di Cenci. La partita vive una fase centrale di ripresa avara di emozioni con Bolzan che pesca ancora dalla panchina mandando in campo Parlafante per Balducci, ma il Giulianova non si scuote e presta il fianco alla ripartenza dei biancorossi oggi in tenuta nera con inserti rossi come al 31esimo quando Cascione fa viaggiare Graziani che calcia in porta dal limite con Pagliarini e si fa trovare pronto. Al 36esimo arriva il primo acuto della ripresa di marca locale con Tozzi Borsoi che si coordina e fa partire un tiro potentissimo che chiama la parata Aglietti in angolo dalla bandierina napolana. Calcia direttamente sulla traversa. Il Giulianova preme ed arriva al pareggio al 41esimo. Fuschi pesca in aria Tozzi Borsoi che fa da sponda per l'ingresso di Di Paolo che di forza si libera della marcatura e insacca alle spalle di Aglietti per la sua doppietta personale. Finisce dopo 3 minuti di recupero la gara tra Giulianova e Forlì con la squadra giallorossa che va a raccogliere gli applausi dei tifosi per aver evitato una sconfitta che avrebbe complicato e non poco la corsa salvezza del Giulianova. Mercoledì si torna in campo con la squadra di Bolzan che andrà a far vista alla San Giustese. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay per approfondire il momento del Pescara e vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi con il nostro TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.